Siamo con Roberto Vittori e Aroldo Biondi, che sono due delle colonne del settore dedicato ai secondi. E in particolare, voi di cosa vi occupate? Occupiamo di bracciole e salsicce. Lei invece, signor Aroldo? Bracciole e salsicce, perché ci vogliono due persone lì, dal fuoco, anche tre. È, possiamo dire, in assoluto il settore più caldo della festa, in tutti i sensi. Esatto, più che si, dove si suda di più. Esatto. Quante bracciole, quante salsicce riuscite a cucinare in una serata media? Adesso il numero esatto sinceramente non si può sapere, perché ma riusciamo intorno alle 500-600 bracciole, di cui anche intorno alle 80-90 kg di salsicce cotte. Sì, sì, sì. Lui è un veterano rispetto a me, perché è una colonna portante di questa festa, quindi lui ne sa più di me, io ancora sono più giovane rispetto a lui, ecco. Ma negli anni è cambiato questo tipo di lavoro oppure è rimasto sempre lo stesso? È rimasto sempre uguale, solo che siamo modernizzati un po'. Siamo modernizzati per le torte, con prima si cuoceva col fuoco, adesso invece. Siamo meccanizzati con le salsicce, siamo meccanizzati un pochino con le bracciole, abbiamo messo degli aspiratori perché sennò era un pochino complicata la situazione, ecco. Adesso stiamo cercando di migliorare ancora anno per anno la situazione per sudare ancora meno, ecco, la situazione è quella. Ma c'è un segreto per cuocere una buona bracciola? Segreto fuoco alto e nel senso di consegnarla subito, non farla stare ferma, consegnarla appena cotta, consegnarla, è il nostro vantaggio di qui dentro, cotta e portata, non tenuta ferma. Aroldo, il suo segreto? Quel che ha detto il collega delle bistecche, ecco. Ma il segreto invece per rimanere così giovani come lei dopo 40 anni di sagra, qual è? Qual è? Adesso è il movimento anche tutto, solo che ho avuto un incidente, non so più come prima. Però tiene duro e... Sì, insomma, da gusto sta in mezzo, ecco, agli amici. Guarda, se fai inquadrare di lì, guardi di lì come siamo meccanizzati sulle salsicce, è un'innovazione che secondo me c'hanno poche su Alta Sagra, sinceramente, guardi. Io sono un importato qui, non sono uno del paese, sono venuto che mi hanno chiamato, sono persone molto gentili, ho dato una collaborazione all'interno di questa festa, ma devo dire che sono molto avvantaggiante rispetto a Alta Sagra, questo lo posso dire.